Oggetto numero 3, interrogo la consigliera Porzi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Porzi. Buongiorno Presidente, grazie della parola. Mi inserisco anch'io in questo mood odierno della, diciamo così, esaltazione un po' dell'attività di questa giunta, quindi seguo il collega Pastorelli e prima la collega Fioroni, ma mi prendo anche qualche merito perché la mia interrogazione, datata 4 ottobre 2022, è una interrogazione relativa appunto alla situazione della Prosperius, una realtà sulla quale siamo andati nel corso di questa legislatura a più riprese e più atti, in modo particolare presentati dal collega Bettarelli che in qualche maniera ha seguito la vicenda nello specifico e che ci ha visti votare nello scorso anno, nel giugno del 2021, una legge attraverso la quale appunto si andava a, come recita appunto il testo, a garantire la continuità del servizio sanitario, consentendo il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, che avrebbe autorizzato l'azienda ASL Umbria numero 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Prosperius Tiberino, come previsto appunto dalla legge 508 del 92, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle norme vigenti, e questo doveva accadere entro 12 mesi dal voto della legge. Abbiamo visto anche molte volte riunirsi la terza commissione, dibattere su questa tematica attraverso una serie di approfondimenti, attraverso appunto le audizioni e degli amministratori locali con il sindaco di Umberti, del presidente del CDA, dello stesso istituto Tiberino, il direttore generale dell'azienda, la RSU della struttura. Ecco, in tutto ciò noi ci siamo domandati, era l'11 ottobre del 2022, a che punto fosse la situazione. Ci siamo accorti che probabilmente questa interrogazione ha dato una spinta alle attività, perché giungevano voci e da più parti si sentiva appunto raccontare che alcune divergenze nell'ambito della dirigenza e dei conflitti a livelli, diciamo così, di management regionale impedivano appunto la conclusione dell'atto. È del 4 novembre una delibera di giunta e una nota di recepimento dell'ASL proprio dell'altro ieri, del 18 di novembre, che ci dà in pratica un quadro conclusivo, no? Almeno dell'accordo su cui, ecco, attendo magari chiarimenti da parte dell'assessore Coletto, che intanto ringrazio. Buongiorno. Grazie, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Con delibera del direttore generale del 15 ottobre del 22, l'azienda Usumbria 1 ha fatto istanza di poter conseguire la disponibilità dei diritti reali su beni afferenti al plesso ospedaliero di Umberti, allo scopo di adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. in ottemperanza a quanto stabilito l'articolo 6 della legge 23 giugno 2021 numero 10. Con nota del 25/10/2022 il direttore regionale della Direzione Salute e Welfare ha inoltrato al Servizio Avvocatura Regionale e Gestione del Contenzioso la richiesta di parere legale in merito alla suddetta istanza dell'ASL Umbria 1. Con nota del 2 novembre 22, il menzionato servizio regionale ha trasmesso alla Direzione Salute e Welfare il parere consulenziale del professor Balduzzi, accompagnato da relazione del dirigente affari legali e del contenzioso dell'azienda Usumbria 1. A ciò delegato esito della riunione tenutasi il 7/10/22 alla presenza della Presidente della Giunta regionale e dei dirigenti competenti in materia. In tale documento il professor Balduzzi acclara la piena legittimità al dato normativo vigente dell'adozione di un provvedimento regionale che, a fronte della richiesta dell'ASL Umbria 1, di cui la deliberazione del 15/10/22 disponga di confermare in capo l'azienda ASL Umbria 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 legge regionale 10/2021 e sulla base dell'intera documentazione di merito gli atti di ufficio, il mandato a garantire la continuità, la sperimentazione gestionale e riabilitativa dell'Istituto Prosperius Tiberino
di Umberti, assicurando nel contempo il rispetto della normativa nazionale in materia di maggioranza societaria pubblica, di dare atto all'azienda Usumbria 1 di procedere negli adempimenti di cui al punto precedente, provvedendo ad adeguare la propria quota societaria nell'Istituto Prosperius Tiberino in ottemperanza alla legge 10 del 21, mediante utilizzo dei diritti reali sui beni immobili costituenti sin dall'origine la sua partecipazione al capitale sociale. Con deliberazione del 4/11/2022 appena citata dalla consigliera Pozzi, la Giunta ha pertanto stabilito di confermare in capo all'ASL Umbria 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 10 e sulla base dell'intera documentazione di merito agli atti di ufficio, il mandato a garantire la continuità alla sperimentazione gestionale e riabilitativa dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. di Umberti, assicurando nel contempo il rispetto della normativa nazionale in materia di maggioranza societaria pubblica, di dare mandato che l'ASL Umbria 1 proceda negli adempimenti di cui il punto precedente, provvedendo ad adeguare la propria quota societaria nella società Istituto Prosperius in ottemperanza sempre alla legge 10/2021, mediante l'utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, dei diritti reali sui beni immobili costituenti sin dall'origine la sua partecipazione capitale sociale. Con deliberazione del direttore generale del 18/11/2022, l'azienda sanitaria Usumbria 1, in assolvimento del mandato ricevuto ad avvenuta acquisizione della deliberazione del 4 novembre della Giunta regionale, ha portato a conclusione il procedimento attuativo della legge 10/2021, adottando accordo transattivo tra la stessa società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. per la definizione dell'arbitrato in essere, accordo quadro contenente i principi di governance aziendale nel rispetto della prevalenza del capitale pubblico. Infine, sono stati calendarizzati 3 sessioni degli organismi societari, Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci, i quali entro il 30/11 concluderanno l'intera procedura per il passaggio di maggioranza pubblica e la definizione della nuova governance con l'ottimizzazione e il rilancio dell'Istituto quale eccellenza regionale. Grazie. Consigliere Porzi, prego. Sì, grazie Assessore. I contenuti dei 2 documenti datati 4 novembre e 18 novembre appunto li conoscevamo perché un po' erano girati. Siamo contenti che questa trattativa e questo percorso sia arrivato a conclusione, soprattutto perché in questo periodo abbiamo visto dal sito dell'Istituto appunto Prosperius che siamo passati da un utile nel 2019 di 589.000 euro a una perdita di intorno ai 400.000, quindi ha necessità di riprendere il suo pieno funzionamento, la sua piena attività. Credo che come minoranza abbiamo dato il nostro responsabile contributo in tutte le sedi perché una vicenda che doveva traghettarsi verso una nuova composizione societaria è arrivata a buon fine. Continueremo a monitorare il lavoro della struttura nell'interesse degli Umbri e di tutto quello che potrà fare anche in termini appunto di quella mobilità che spesso noi andiamo a cercare per risanare le casse del nostro bilancio. Grazie. Oggetto numero 6, interroga il consigliere Bianconi, risponde sempre l'assessore Melasecche, prego. Grazie Presidente. Beh, questa mia interrogazione segue un po' il solco delle altre interrogazioni che rappresento in quest'Aula. Vuol dire mette al centro le preoccupazioni degli Umbri, dei lavoratori, dei territori. L'altra volta ho parlato di sanità, la peggiore di sempre che questo governo regionale sta regalando agli Umbri. Oggi parliamo di trasporti, parliamo della prossima ormai imminente gara del trasporto pubblico locale in Umbria. E sono preoccupato e spero che l'assessore Melasecche non insidi l'assessore Coletto nella leadership di essere stato forse il peggior assessore in performance per gli Umbri.
Spero di no, voglio sperare che il suo obiettivo sia altrove. A tal riguardo quindi vado a rappresentare il timore che viene rappresentato da moltissimi lavoratori, dai sindacati di categoria, dai territori, dai più fragili, da una regione che invecchia sempre di più, che si dice da qui al 2030 perderà un altro 4% di popolazione. Ecco, questo 4%, se si continuerà ad attaccare i servizi alla persona, beh, potrebbe raddoppiare e diventare un 8, forse un 10%, perché la vivibilità di una regione è misurata anche dai servizi alla persona. Da qui le paure, assessore, che io mi auguro lei potrà sfatare con la sua risposta. Allora, il tema al centro del dibattito è la gara, una gara che sembra si svolgerà non più con un lotto unico per quanto riguarda la gomma, ma su 4 lotti. Allora, per gli elementi di cui noi disponiamo, e sono pochi, mi piacerebbe che lei mettesse a disposizione lo studio dell'advisor nella sua totalità a quest'Aula, ma anche ai sindacati, perché da quello che emerge l'advisor che voi avete incaricato dice che il modo migliore, la performance migliore è garantita da una divisione in 4 lotti per la gestione del trasporto pubblico locale. A questo poi si aggiunge un altro elemento, che è una riduzione dell'investimento del trasporto pubblico locale del 20%, quindi passiamo da 63 milioni a 50 milioni, una diminuzione di 2 milioni di chilometri di trasporto pubblico locale, e dall'altra parte si parla di un mantenimento comunque della forza lavoro che si tenterà di far mantenere a queste società, che essendo poi divisa la gara su 4 lotti non saranno più di livello altissimo, magari anche partecipate dallo Stato come era Busta Italia, che danno di certo altre garanzie ai lavoratori, ma possono essere società anche medio piccole, è ovvio, con un minimo di chilometri adeguato al lotto per il quale vanno a concorrere, ma è ovvio che i lavoratori, qualora, facciamo un esempio, una società X privata si aggiudicasse un lotto, sarebbero trasferiti da un contratto pubblico statale come quello che hanno con Busta Italia ad un contratto privato. Ma queste società, questi lavoratori, dopo un anno non sarebbero più protetti da nessuna clausola di salvaguardia, che può avere una durata soltanto di un anno qualora i conti di queste società non fossero in ordine. Sappiamo tutti quanto è difficile per le società di trasporto oggi tenere i bilanci in attivo. Sappiamo tutti che difficoltà hanno nel cercare di andare ad avere anche fideiussioni bancarie, proprio per la natura stessa, come gli altri, Presidente. Ho fatto un paio di fotografie, gli sforamenti sono ancora in margine all'interno del tempo che hanno avuto i miei colleghi. Quante sono le difficoltà che hanno questi? Dopo un anno vengono meno molte di queste clausole e si rischia sul territorio che è 2 milioni di chilometri tagliati già, perché si passerebbe da 28 milioni a 26 milioni, se ne possono aggiungere altri se i conti non tornano. Allora, queste, assessore, sono le paure che abbiamo noi tutti umbri e che mi piacerebbe lei possa sfatare, perché se lei ha i numeri, le carte per farci stare tutti tranquilli, parlo dei territori anche più remoti di questa regione, dove forse questi 2 milioni di chilometri potrebbero essere tagliati, ecco, anche capire dove saranno tagliati questi 2 milioni di chilometri è un altro elemento interessante. Io ho raccolto questi numeri da articoli che sono stati
sempre bisogna saper leggere, ma noi siamo qui per ascoltarla soprattutto, e sono qui per ascoltarla anche le famiglie di tutti quei lavoratori che pensano che da lì a un paio d'anni, qualora le società non siano all'altezza di dare le garanzie che dava Busta Italia, possono incominciare a incamminarsi in un periodo di precariato importante. Quindi la mia interrogazione vuole soltanto cercare di avere da parte sua la serenità per me e per tutti gli altri. Grazie. Prego, Assessore Melasecche. Dunque, va detto, dobbiamo partire, credo, Presidente, almeno quei 4 minuti di sforamento che ha fatto Bianconi, perché sennò il tema è troppo complesso. Va detto che il sistema dei trasporti in Umbria è un sistema fradicio, quello che abbiamo ereditato, perché dalle società precedenti tutti sanno che si è creata una società unica, Umbria Mobilità, che non era più in condizione di pagare neanche gli stipendi, perché gonfiata praticamente di debiti su debiti non riusciva più ad andare avanti. Il ministro Del Rio, quando è venuto presso la stazione di Sant'Anna per la preinaugurazione fatta dal consigliere Bori della tratta, ha dichiarato, lui o chi per lui, che 45 milioni sono stati dati per la ferrovia. No, 45 milioni sono stati dati per pagare i debiti che la Giunta Marini aveva acquisito e inanellato negli anni precedenti, perché il sistema non ce la faceva più. Allora noi dobbiamo essere molto chiari, avere il coraggio di scegliere, perché la responsabilità nostra, della Giunta, ma anche di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, è quello di affrontare questi problemi non con demagogia, ma con la serietà, come lei sta facendo, e l'impegno nel conseguire risultati. Qual è il problema? Noi dobbiamo riportare ad efficienza. Primo, potevamo molto tranquillamente portare i libri in tribunale di Umbria Mobilità, perché la quantità di debiti e la situazione societaria era tale che forse ci avrebbe liberato di tanti problemi a questa giunta. Ma con senso di responsabilità abbiamo preferito perseguire invece l'obiettivo di salvare la società, i posti di lavoro. Due, rinforzarla, patrimonializzarla, e dal punto di vista economico abbiamo fatto un accordo con le banche durato un anno e mezzo, e grazie a tutto questo lavoro enorme l'abbiamo trasformata in agenzia, ed oggi abbiamo come regione trasferito già tutti i contratti in capo alla regione, con un risparmio annuo di 5 milioni di euro. Ci auguriamo quanto prima che a tutti gli altri comuni e le due province facciano altrettanto, perché conseguirà la regione, il sistema, non la regione, un risparmio dell'IVA di altri 5 milioni. In totale cominciamo a respirare, perché andiamo a risparmiare 10 milioni all'anno sul Fondo Nazionale Trasporti. Ma cosa sta accadendo? Il Paese vive una situazione particolarissima, che è quella relativa ad un'inflazione assurda, per cui mai prevista precedentemente, per cui consideriamo che solo l'inflazione programmata 21, 22 e 23, presumibile, perché è programmata al momento, già supera ampiamente il 10% dell'IVA che andiamo a risparmiare. Quindi il discorso è molto semplice: se noi vogliamo mantenere, come intendiamo mantenere, tutti i chilometri attualmente in funzione, tutti i dipendenti, perché è inutile continuare a blaterare che si andranno a licenziare. Noi non vogliamo questo, l'abbiamo garantito in tutti i modi. Quindi informare, disinformare i lavoratori dicendo che verranno licenziati è una dichiarazione in malafede. Quindi invito tutti, compresi i consiglieri, a non utilizzare criteri di questo genere, che gettano solo discredito ma non rendono l'idea e la verità di quello che sta facendo la Regione. Non è finito. Ci sono state delle richieste da parte dei sindacati. Esattamente, Filt CGL e Faisa CISL ci hanno fatto una richiesta formale, e gli altri sindacati, CISL, UIL Trasporti, Orsa e UGL Trasporti, ci hanno fatto altre richieste.
Alle prime richieste relativamente all'indizione di una gara su doppio lotto fatto da CGIL e CISL, un doppio lotto che non esiste, perché la verità è che uno dei due lotti sarebbe quello del ferro, parliamo della Ferrovia Centrale Umbra, è in corso la trattativa già con Trenitalia e con Busitalia per la gestione decennale, in quanto la legge consente, come ho detto, ridetto 100 volte, però bisogna poi capire le cose, perché altrimenti se non c'è la volontà di capirle è perfettamente inutile che le si ripeta, per cui non c'è gara. Quindi parlare di gara a due lotti, ferro FCU, è sbagliato, è fuorviante, è un falso. Rimane un unico lotto dell'intera gomma regionale, fuori legge, non è possibile. Quindi si può pure insistere con 100 altri scioperi, ma non è possibile che la Regione addiviene ad una richiesta prepotentemente e insistentemente fatta, perché non possiamo farlo, non possiamo e non vogliamo farlo. Quindi ricordo, il Presidente Zingaretti del Lazio ha fatto una gara per più o meno gli stessi chilometri con 11 lotti, quindi i lotti della Regione Lazio, Partito Democratico regnante insieme al Partito Movimento 5 Stelle al momento, prevede 11 lotti, i cui chilometri ognuno vanno dai 900.000 ai 3.800.000, quando i 4 lotti dell'Umbria sono ne almeno 6 milioni. Quindi noi andiamo a frazionare molto, ma molto, ma molto, ma molto meno di quello che fa il Presidente Zingaretti nel Lazio. Quindi partiamo da una procedura estremamente complessa che va studiata, approfondita, in quanto è una procedura complessa che parte dal decreto ministeriale, da una normativa specifica. L'Agenzia Umbria e Mobilità sta agendo in base anche alla consulenza di un advisor particolarmente esperto, perché sta partecipando, ha una grossa esperienza, perché ha partecipato in Italia a gare di questo genere fatte da molte altre regioni. Quindi noi abbiamo dato risposta al primo gruppo di sindacati che ci ha fatto delle richieste e ho diffuso tramite la stampa la risposta precisa che abbiamo dato a tutti i sindacati sulle prime richieste. Per rispondere specificamente alla clausola sociale e ad altre tematiche, c'è una seconda lettera già inviata a tutti i sindacati, che potrò farle avere, ma che ho già diffuso ampiamente, in cui sono tutte le risposte a quelle domande. Noi siamo sereni. Certo, è un terreno, chiudo Presidente, particolarmente irto di difficoltà. Dopo 15 anni la Regione dell'Umbria sta affrontando in maniera ferma ma serenamente questo problema. I lavoratori che intendono rimanere dipendenti di Busitalia o di altre imprese non devono avere problemi, perché nel caso in cui dovessero vincere quei lotti altre imprese debbono obbligatoriamente essere assunti tutti fino all'ultimo, con garanzia assoluta del contratto nazionale autoferro tranvieri e del contratto integrativo. Quindi c'è una garanzia assoluta da questo punto di vista per tutti e 9 gli anni, non dopo un anno. Quindi da questo punto di vista noi agiamo con scienza e coscienza. Poi le questioni sindacali relative agli scioperi, è stato dichiarato l'85% della partecipazione allo sciopero, quando io ho un documento di Busitalia certificato ufficiale prevede il 36-37% di adesione. Allora di cosa vogliamo parlare? Noi siamo qui, chiudo, per affrontare il problema. Se il consigliere Bianconi ha dei suggerimenti in ordine a quello che c'è da fare, però fatto con cognizione di causa, noi siamo qui ad ascoltare tutti. Però una cosa ascoltare, una cosa è il confronto, una cosa subire violentemente attacchi. Ripeto, sono l'assessore che più di tutti probabilmente nella storia dell'Umbria è stato detto sono il peggiore assessore, semplicemente perché ha la volontà di
conseguire risultati su problemi mai affrontati fino ad oggi. È scomodo fare l'assessore in queste condizioni, come è scomodo quello di altri assessori, tempo. Ma noi intendiamo procedere e andare avanti. Grazie. Consigliere Bianconi per la replica. Grazie, grazie Presidente. Assessore, lei ha fatto diversi passaggi, no? Ce n'è uno particolarmente importante che è quello con il quale ha esordito un po', che è quello della responsabilità che ha il governo di questa regione nel fare le scelte e nel decidere dove mettere i soldi. Allora, se lo Stato dà per il trasporto pubblico locale della nostra regione 48 milioni di euro, come mai il budget per il trasporto pubblico locale della nostra regione è di 50 milioni di euro? È una scelta e io rispetto le scelte perché è responsabilità di chi governa. La responsabilità di questo governo regionale è stata quella di scegliere di non mettere risorse nel trasporto pubblico locale e io la rispetto. Una non la condivido, ma la fatelo finire, fatelo assessore, per favore avanti. Assessore, basta interrompere uno con l'altro. Parlavamo di questo tema e è una domanda che ancora non è stata risposta, però sarebbe interessante. Se i soldi del trasporto pubblico locale che la regione non mette nel trasporto pubblico locale perché utilizziamo prevalentemente quelli dello Stato, sono quelli che ha deciso di mettere nell'aeroporto. Sarebbe interessante capirlo. Premetto, sono contentissimo dei risultati dell'aeroporto di Assisi, dell'aeroporto dell'Umbria che rilancia il turismo, ma anche questa è una scelta e credo che sia giusto capire come si fanno le scelte e dove si mettono i soldi. Ultimo tema riguarda quello delle clausole sociali. La legislazione dice che le clausole sociali non possono vincolare per più di un anno un nuovo appaltatore rispetto agli impegni che si può prendere se il bilancio rende e dimostra che quell'attività è economicamente non sostenibile. Quello abilita il nuovo appaltatore a fare tagli di personale e tagli di chilometri. Questa è una preoccupazione. Se lei, come ha detto, testimonia invece il contrario, che questo non è un problema, che i lavoratori dei trasporti della pubblici della nostra regione sono tutelati e lo saranno per tutto il periodo, per 9 anni, io le faccio l'applauso, lei è un mago. Spesso la Tesei ha detto che lei non ha la bacchetta magica, ma se lei ha la bacchetta magica e riesce a fare queste cose, allora il suo futuro è roseo anche per le prossime elezioni. Grazie.